il primo capolavoro dell'opera in musica, ampiamente, universalmente riconosciuto, è l'Orfeo di Claudio Monteverdi, 1607. L'Orfeo di Claudio Monteverdi è un'opera con uno strano soggetto. Sì, Orfeo ridice, certo, lei muore, lui va all'oltretomba per riportarla in vita, ma viene meno al patto perché si volta per guardarla e la perde per la seconda volta. Ma il finale dell'opera non è il finale classico della storia, perché il finale classico della storia è tristissimo. Orfeo viene ucciso e smembrato, e questo non accade. Viene invece come assunto in cielo da Apollo. Che c'entra Apollo con questa storia? Perché Apollo? L'Orfeo, che ha come sottotitolo Favola in musica, si distacca in maniera significativa dal soggetto classico e finisce con una scena di balletto che Monteverdi definisce moresca. Questa poi lo sanno tutti, ma qual è la spiegazione? Perché moresca alla fine di Orfeo? Allora, all'epoca, per esempio, i pezzi di Orlando di Lasso erano chiamati moreschi, ma questo non vuol dire che ci fosse somiglianza. Moresca è un aggettivo, è come se io dicessi verde. Non è che tutte le cose verdi sono uguali, sono tutte diverse, ma hanno in comune l'essere verdi. Allora, tutte le cose indicate come moresche sono tutte differenti tra di loro, hanno però in comune l'essere moresche, cioè l'essere ispirate in qualche modo all'Africa o avere a che fare con i negri. Ma questo è un balletto, non ha parole, non c'è nessun aggancio diretto e non c'è uno straccio di ragione nei cinque atti precedenti che ci spieghi perché la scena finale dovrebbe avere un carattere negro. Infatti io non ho trovato fino adesso spiegazioni convincenti di questo elemento. Io credo che la spiegazione vada ricercata in un fatto molto semplice, che pochi anni prima Giordano Bruno era stato mandato al Roma. Ci sono all'interno dell'Orfeo una serie di segnali, a me pare, che indicano che il librettista non avesse scelto la storia di Orfeo di Euridice perché gli andava di occuparsi di antichità classica. In realtà, secondo me, l'Orfeo ha un libretto che parla di teoria copernicana, ma non può dirlo, per ovvi motivi, e di conseguenza nasconde questo significato reale, teoria copernicana poi nella versione di Giordano Bruno, nella versione che Bruno espone nello spaccio della bestia trionfante. Secondo me, L'Orfeo è una favola in musica, perché intanto definendo la favola, questo si chiama in epistemologia, si chiama strumentalismo, non importa che la mia teoria scientifica sia vera, è una simulazione che viene buona, insomma, per dire qualcosa, per raccontare qualcosa. Descrivendo quindi questa storia come favola, intanto uno si pone al riparo da possibili obiezioni dell'Inquisizione. Tra l'altro c'era un astronomo a corte a Mantova all'epoca di Monteverdi ed era un astronomo anticopernicano, quindi ci sono anche delle storie individuali che si intrecciano a tutto questo. Lasciamole da parte. Nella teoria copernicana il Sole sta al centro di tutto. Apollo è il dio del Sole. Allora è logico che l'opera giri intorno ad Apollo. È logico che Orfeo alla fine finisca per orbitare anche lui intorno ad Apollo. È anche logico che vi sia una successione tra cose che avvengono alla luce del sole e cose che avvengono nell'Averno, che rappresenta una sorta di ciclo diurno che è, diciamo così, raffigurato nell'opera. E allora forse possiamo anche capire il senso di questo balletto finale. Il Copernico non era stato il primo copernicano. Copernico, nello scrivere De Revolutionibus, aveva anche fatto riferimento all'autorevolezza dell'antica teoria di Aristarco. Questo riferimento fu
che occupava un paio di pagine, era corredato poi da una serie di così, indicazioni di pensatori successivi, ed era stato poi tolto dall'edizione finale del De Revolutionibus. Qualcuno gli aveva detto: meglio che lo levi questo. Perché? Perché la teoria di Aristarco viene colpita da una sorta di damnatio memoriae in Europa, ma non nel mondo islamico. Nel mondo islamico i sostenitori della centralità del sole continuano a esistere. E dove? In Africa. In particolare la biblioteca di Timbuktu, che di recente alcuni fanatici islamisti hanno tentato di bruciare, per fortuna sembra senza aver ottenuto grandi, aver prodotto grandi danni, contiene dei testi di astronomia scritti in alfabeto arabo, ma non so in quali lingue, perché l'alfabeto arabo si usava anche per scrivere in lingua africana, che sono testi eliocentrici e sono del 1000, 1100, 1200. Cioè sono molto precedenti a Copernico. Forse Copernico sapeva queste cose, forse gli dissero non le dire, perché se tu citi questi come tuoi precedenti vai a citare qualcuno che diciamo potrebbe fare una citazione che potrebbe costarti l'accusa di eresia. Sta di fatto che, constatando questo elemento di contesto, se il copernicanesimo all'epoca non era soltanto una teoria scientifica, ma era una forma di riemersione dei culti solari che erano fiorenti all'epoca dell'imperatore Costantino, che erano rimasti, erano sopravvissuti nella loro culla, cioè nel Nord Africa, perché erano nati in Egitto all'epoca di Akhenaton, forse porre una moresca alla fine dell'Orfeo non è una stravaganza, ma è qualcosa che ha un significato profondo, un significato ovviamente cifrato. Eccola. Questa danza esultante conclude un'opera che altrimenti avrebbe avuto un finale molto più triste.
Più o meno nella stessa epoca, anzi esattamente nella stessa epoca in cui Monteverdi dava il suo contributo decisivo all'affermazione dell'opera in musica in Europa, altri compositori avevano a che fare con le culture nere nel Nuovo Mondo, e in particolare in Messico, il paese dove io vivo, anzi proprio nella città dove io sono andato a vivere, Puebla. Si assiste all'inizio del 600 a uno spettacolare esperimento, in buona parte portato avanti da un singolo compositore, il cui nome è Gaspar Fernandes. Fernandes era un compositore portoghese, era nato a Évora, in Portogallo, poco prima del 1580. Évora era una città allora piena di schiavi negri, ma anche dotata di una scuola molto importante la quale uscivano continuamente compositori di musica polifonica che poi trovavano lavoro altrove. Évora, dicevo, era una città con un elevato numero di schiavi africani, come tutte le principali città del Portogallo a quell'epoca, e a un certo punto Fernandes, che fu uno degli allievi di questa scuola di compositori locale che era così prestigiosa, si trasferì prima in Guatemala e poi in Messico, a Puebla. All'epoca ambedue i territori facevano parte dello stesso vicereame, quello della Nuova Espagna, dove si trovò a dover far buon uso della sua familiarità con gli africani, perché la colonizzazione spagnola e portoghese delle Americhe avveniva perché c'era stato un trattato, il trattato di Tordesillas del 1494, firmato da Spagna e Portogallo sotto gli auspici di Papa Alessandro VI, che era spagnolo lui stesso, era un Borgia, e questo trattato stabiliva chi andava di qua e chi andava di là, ma autorizzava gli uni e gli altri a colonizzare le Americhe a condizione che essi le cristianizzassero. In altre parole, l'evangelizzazione di questi territori non era un optional, era ciò che autorizzava tutto il resto, quindi era la cosa più importante. Un mezzo di evangelizzazione è sempre stata la musica. Allora, Gaspar Fernandes, trovandosi nella città di Puebla, dove il numero di schiavi negri era il triplo del numero degli spagnoli, ebbe naturalmente il problema di comporre musica che favorisse l'evangelizzazione e anche l'integrazione di quella comunità, così come anche degli indios, questo è un altro discorso che però qui non ci interessa, in maniera tale da avvicinare, diciamo, tutte queste culture al messaggio cristiano. Fernandes compose moltissima musica, c'è giunto soltanto un volumone che peraltro contiene 300 pezzi, scritti o da lui o dalla sua scuola, e che copre ciò che lui produsse come musica per la cattedrale di Puebla nel giro di 6 anni, qualcosa del genere. È musica copiata ordinatamente, evidentemente era un volume che faceva parte di un'opera omnia, gli altri volumi non ci sono arrivati. Un genere coltivato sistematicamente da Gaspar Fernandes proprio negli stessi anni in cui Monteverdi compone l'Orfeo, il volumone comincia documentando il 1607, è un genere chiamato ghineo. Che cos'era un ghineo? Era una composizione di argomento religioso ma non liturgica, cioè da eseguirsi fuori della chiesa, per lo più sul sagrato. Di argomento però, diciamo, di soggetto africanizzante, ecco perché ghineo. Spesso si trattava di testi che facevano riferimento o alla natività o all'epifania viste dal punto di vista dello schiavo africano, in un linguaggio che è una sorta di dialetto afro-spagnolo o afro-portoghese a seconda dei casi. Ci sono però anche elementi in questi ghineos che hanno un deciso contenuto teatrale, e questo non ci deve sorprendere perché il teatro nel 500 e 600 in Spagna conobbe una stagione altissima e una immensa popolarità. Questa finì per riflettersi anche nelle colonie.
tanto per darvi un'idea, a Puebla c'è il teatro tuttora funzionante più antico del continente americano. È in funzione ininterrottamente dai primi del Settecento ed è a due isolati da casa mia. Non è neanche il più antico in assoluto, ma solo il più antico funzionante, perché ce n'è un altro che è ancora più antico ma è chiuso. E noi sappiamo quanto rappresentazioni teatrali, a volte anche grezze, cose tipo sorta di reviviscenze di drammi liturgici medievali, imbastite sempre per scopi di evangelizzazione, fossero all'ordine del giorno. Allora non ci deve sorprendere che Gaspar Fernandez calasse degli elementi di drammaturgia all'interno di un ghineo. Questo si chiama Negrinho Tirai Osla e rappresenta una, come dire, un contrasto tra un nobile portoghese che si rivolge in modo altezzoso a uno schiavo dicendogli: negretto, fatti da parte, che qui deve passare Gesù che è portoghese. E lo schiavo gli risponde: non lo è. Questo tra l'altro è un riferimento a un'idea che circolava nella popolazione e quindi si ritrova nei Guineos, secondo cui Gesù veniva raffigurato come non europeo, era così come la Virgen de Guadalupe aveva tratti indios, erano come dire escamotage che anch'essi favorivano l'avvicinamento delle altre popolazioni al messaggio cristiano. Di conseguenza il Guineo di Gaspar Fernandez è costruito come una scena di teatro, come un duetto tra due personaggi che si rimpallano, diciamo, queste brevi frasi. Yeah.
Questa era una registrazione dal vivo. Nel 1600, peraltro, il teatro ebbe un enorme sviluppo in Europa e, contrariamente a quello che si può immaginare consultando velocemente una storia della musica, i personaggi di colore che si trovavano nelle opere del tempo erano numerosissimi. È proprio nel corso del Seicento che noi vediamo verificarsi una sorta di sorpasso. Il modello tradizionale dell'africano saggio e sapiente, di cui abbiamo visto un accenno, abbiamo incontrato un riferimento nella moresca finale dell'Orfeo, tende progressivamente a scomparire e a essere sostituito invece dal caso di cronaca, dallo schiavo indolente rappresentato da Orlando di Lasso, che diventa sempre più un personaggio protagonista dell'opera del Seicento, anche dell'opera seria, perché anche l'opera seria ha dei personaggi comici che servono a dare così varietà alla trama, e non di rado nell'opera del Seicento i personaggi comici sono ispirati alla quotidianità. La quotidianità era che gli schiavi negri stavano dappertutto. Quindi, ad esempio, l'opera veneziana del Seicento era piena di schiavi negri. Un elemento ricorrente in queste opere, nei libretti di queste opere, è il personaggio bianco che si finge negro per qualche ragione che serve a mandare avanti la trama dell'opera. Al termine dell'opera vi sarà poi naturalmente una scena finale di agnizione in cui ci si accorge che quel negro in realtà è un bianco truccato, e di conseguenza si ha un qualche genere di lieto fine. Ad esempio, sono possibili delle nozze. È stato osservato che questo già segnala la presenza di un problema razziale. I personaggi che si amano e che avrebbero voluto sposarsi non lo fanno fino a quando appaiono essere appartenenti a razze diverse. Quando poi si scopre che non lo sono, allora il matrimonio diventa possibile. È un campanello d'allarme questo che suona, che poi vedremo, diciamo, dispiegarsi in tutta la sua pienezza in realtà all'inizio del Settecento. Sta di fatto che le opere in cui c'è un personaggio, spesso anche un personaggio importante di lignaggio illustre, che si finge schiavo negro, producendo quindi una serie anche di eventi comici, di paradossi, di qui pro quo, è una cosa ricorrente nell'opera del Seicento, e anzi addirittura vediamo che forma una sorta di genealogia, cioè ci sono una serie di opere che presentano questo tema, poi lo riprendono, e spesso nella nuova opera noi troviamo delle allusioni alla precedente, in epoca più recente può essere accaduto a chi fosse, non so, appassionato dei film di 007. Ogni volta il nuovo film rappresenta una storia nuova che però contiene degli elementi che lo agganciano alle storie precedenti che l'appassionato può seguire. Così abbiamo genealogie di opere che alludono l'una all'altra, e questa catena di allusioni si va via via ricostruendo mano a mano che si ricostruiscono le opere stesse. Un caso particolarmente affascinante anche per la qualità musicale è un'opera sostanzialmente comica, anche se con elementi tragici, scritta da Alessandro Stradella poco prima che lo facessero fuori, e intitolata Moro per amore. Già il titolo è a doppio senso. Può voler dire negro per amore, qualcuno che si fa negro per amore di qualcun altro, ma può voler dire muoio per amore. Il doppio senso è reale, si ritrova poi nel libretto, e causa degli equivoci tra i personaggi. La storia è che c'è una regina di Sicilia che ha appena ereditato, è giovane e bella, ha appena ereditato il regno dal padre morto improvvisamente, ma rifiuta tutti i pretendenti, anche i più ricchi e potenti della terra.
Dall'altra parte vi è un principe di Cipro che ha saputo solo verbalmente della grande bellezza di questa regina e per riuscire a conquistarla decide di ricorrere allo stratagemma di fingersi schiavo negro per potersi quindi introdurre furtivamente a corte e cercare di stabilire con questa regina un rapporto che porti al raggiungimento del suo obiettivo. Naturalmente nel corso di tutto questo di queste vicende vi è anche un elemento di controcanto. In realtà tra Cipro e la Sicilia sta per scoppiare una guerra. Questa guerra poi non scoppierà perché vi sarà la iniezione dello schiavo negro che in realtà è un principe, i due si sposeranno, la guerra cessa di esistere perché non ha più ragion d'essere. Tutta la trama appare alquanto nonsensical al lettore di oggi che sfogli semplicemente il libretto, perché oggi non vi è più percezione che vi fossero piantagioni con schiavi negri, ma intendo proprio per esempio campi di cotone, sia a Cipro sia in Sicilia. Non esattamente all'epoca di Stradella, ma poco prima, per cui la trama dell'opera ha in realtà perfettamente senso se ammettiamo che si tratti di una storia avvenuta un po' di tempo prima, come è normale che sia in un'opera. Per cui lo stratagemma del principe di Cipro di travestirsi da schiavo negro ha perfettamente senso, perché vi era un traffico di schiavi negri. Questi venivano poi comprati e venduti anche in Sicilia, quindi era normale che una regina nella sua corte avesse degli schiavi negri e che quindi questo fosse un sistema per esempio per andare a fare il giardiniere a corte. In realtà poi quest'opera non parla di politica, è esattamente il contrario. Quello che accade è che l'arrivo di un negro in una corte in Sicilia fa sì che tutte le donne che vivono e agiscono in quella corte lo trovino improvvisamente interessantissimo, si facciano la guerra fra di loro per poter conquistare questo amante esotico, questo amante particolare, diverso dal solito. E in effetti si tratta di un'opera comica che ha come soggetto degli intrighi amorosi. È un'opera nella quale è il sesso e non la politica a mandare avanti gli eventi. È anzi un'opera la cui morale conclusiva è che in fondo l'amore è la cosa che fa girare il mondo, assai più di qualsiasi altra. Vivendo nel pieno 600, quindi in un'epoca in cui la presenza degli schiavi negri era così diffusa, Stradella si espresse in un linguaggio musicale, oggi cominciamo ad avere edizioni critiche attendibili, presenta una serie di tratti veramente sorprendenti. Per esempio, un'enorme quantità di frasi che hanno inizio in levare, in cui cioè vi è una sensazione di inversione del battere e del levare, presenza di accenti contrastanti. Questo è un elemento che poi è stato riconosciuto come caratteristico della musica jazz, ma tre secoli dopo. Non di rado in Stradella vi sono intrecci di sincopi, soprattutto in tempo ternario, e diversi altri elementi che molto chiaramente fanno pensare a un ascoltatore che provenga dal jazz a una qualche forma di similarità. Questi elementi in realtà si trovano in tutto Stradella e in tutta la musica del tempo, non sono riferiti alla trama dell'opera, non sono neanche riferiti al personaggio dello schiavo negro, sia pure finto, cioè non è che le sincopi compaiono quando canta lui, no, stanno dappertutto. Perché? Perché questa influenza che arrivava dalla Spagna, vi ricordo che il 600 è l'epoca del dominio spagnolo in Italia, l'Italia è una provincia della Spagna, come il Messico, la presenza di questi elementi era ubiqua. Questo era un linguaggio condiviso all'epoca e che non suonava esotico o negroide, suonava normale. Il problema è che i musicologi di oggi capiscano perché questa musica con questo tipo di linguaggio suonava normale allora.